donna denunciata per furto di energia. Furto in un fai da te. Ambiente e corretta informazione. Quanto è bella la mia terra, mi manca quando parto. Questo posto non deve morire, la mia gente non deve partire. La strage dei rifiuti, l'aumento dei tumori. Ogni cosa commence, perché vada con me. Questa mattina per fortuna la storia è cambiata. Non esiste cattiveria, si sta bene in strada. Il mondo si è fermato in questa splendida giornata. Fu tutta gente rorio. Benvenuti al telegiornale. I carabinieri della stazione di Amorosi, con l'ausilio di tecnici dell'Enel, hanno denunciato in stato di libertà l'autorità giudiziaria per furto di energia elettrica una 47enne del luogo. Nel corso di un controllo presso l'abitazione dell'interessata, dalla stessa condotta in locazione nel centro cittadino, si è accertato che la donna, utilizzando un ponticello, allacciandosi abusivamente con il contatore alla rete elettrica, ha falsato la registrazione dei consumi dell'energia. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare il danno economico subito dalla società Enel. Furto in un esercizio commerciale di Via dei Mulini. I ladri sono entrati in azione in un negozio di vendita di attrezzature e fai da te e materiale per il giardinaggio. Dopo aver rafforzato una finestra del locale, hanno portato via la somma di 300 euro contenuta nel registratore di cassa. L'episodio è accaduto intorno alle 23:30. Una donna di 45 anni del capoluogo ha denunciato agli agenti della squadra volante della questura di Benevento di essere stata vittima di un furto. Ignoti infatti, dopo aver rotto il vetro della sua autovettura, una Fiat Punto, hanno portato via un portafogli con all'interno documenti personali, carte di credito ed una esigua somma di denaro. L'episodio è accaduto in via Munanzio Planco, nel parcheggio antistante il supermercato Eurospin. Una 61enne del capoluogo ha formalizzato presso gli uffici della Questura di Benevento una denuncia. Ignoti infatti, sostituendosi alla sua persona, hanno sottoscritto un contratto con la società Fastweb. Ambiente è una corretta informazione per la sostenibilità di Maria Grazia De Castro. Tutti i particolari nel servizio. Negli ultimi decenni l'aumento dell'inquinamento, i grandi mutamenti globali, deforestazione, piogge acide, surriscaldamento del pianeta, eccetera, sono diventati problemi molto diffusi nella società industrializzate, con la conseguenza che a fronte di un nuovo coinvolgimento e una nuova consapevolezza ambientale sono aumentate anche la richiesta e l'offerta di informazioni ambientali. Sono passati più di 50 anni da quando la biologa Rachel Carson, nel suo celebre libro Silent Springs, portò all'attenzione dell'opinione pubblica le questioni ambientali e da allora abbiamo assistito alla diffusione delle tematiche ambientaliste in numerosi ambiti della nostra vita quotidiana. Termini come educazione ambientale, sviluppo sostenibile, ecosostenibilità sono generalmente riconosciuti, eppure a volte abbiamo difficoltà a definire cosa essi significhino. Il principio informatore della sostenibilità sintetizza un problema di grande complessità, ovvero come rendere compatibili le esigenze dell'economia con le ragioni dell'ambiente a livello dell'intero pianeta. Prende vigore a livello internazionale nel corso degli anni Ottanta e per la prima volta nel 1987, quando nell'ambito della Commissione Brundtland viene prospettato come modello di sviluppo che garantisce i bisogni delle generazioni attuali, senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri. Il concetto informatore di questo modello di sviluppo è la capacità di assicurare la sopravvivenza delle generazioni presenti, senza mettere a rischio quella delle generazioni future, per il raggiungimento di una migliore qualità della vita, uno sviluppo equo, un'equa accessibilità alle risorse ed il conseguimento di un livello ambientale non dannoso per l'uomo e per le altre specie viventi. L'informazione ambientale è quindi strumento strategico per l'efficacia delle azioni sul territorio e per l'affermazione delle politiche ambientali.
e in ciò le nuove tecnologie di comunicazione possono contribuire ad avviare una riflessione sul valore dell'informazione diffusa e dei rapporti tra i soggetti della comunicazione ambientale, per cercare di ottenere risultati sempre più soddisfacenti in termini di trasparenza, correttezza, efficienza ed efficacia dell'informazione. La Convenzione di Aarhus del 1998 è un documento internazionale che per la prima volta parla di diritto all'informazione ambientale e alla partecipazione ai processi decisionali e all'accesso alla giustizia in materia ambientale. È proprio il tema della partecipazione a un'informazione e comunicazione ambientale che ispira le riflessioni di questa rubrica, che pone l'obiettivo di rappresentare un punto di riferimento per la partecipazione dei cittadini e dei diversi attori istituzionali e non della società e dell'economia. Il coinvolgimento di tutti infatti è fondamentale per promuovere la qualità delle decisioni che vengono prese per migliorare il nostro ambiente. Conoscere l'ambiente è condizione essenziale per comprendere le cause dell'inquinamento e i suoi effetti, per riflettere sulle responsabilità, per imparare a non sprecare le risorse, per formulare ipotesi intorno a possibili e realistiche soluzioni, per suscitare consapevolezza, per maturare comportamenti di rispetto e protezione. L'informazione ambientale, pertanto, non deve essere soltanto intesa tout court quale strumento di conoscenza dei fatti e degli eventi che hanno a che fare con il nostro ambiente, ma nel senso più alto di comunicazione ambientale, risorsa strategica per promuovere comportamenti a favore della sostenibilità. La classifica stilata da Lega Ambiente relativa ai comuni ricicloni per il 2013 ha posto Ginestra degli Schiavoni al primo posto assoluto in Campania, tra i centri sotto i 1000 abitanti, davanti a località molto conosciute come Pertosa, Atrani e Tortorella, tutte nella provincia di Salerno. Con l'86,53% di raccolta differenziata, Ginestra si trova quindi al 13° posto della stessa classifica generale tra tutti i comuni della Campania. Il piccolo centro Fortorino è riuscito infatti non solo ad ottenere per il secondo anno consecutivo tale riconoscimento, ma anche a superare il risultato dello scorso anno, 85,07%. Orgoglioso per questa riconferma, il sindaco Zaccaria Spina si è così espresso. Questo risultato è il frutto di un importante lavoro strutturale dove gli attori principali, i cittadini in primis, la ditta Falcone Ecologia di San Bartolomeo in Galdo e tutta la squadra comunale hanno lavorato sodo per un'efficace ed efficiente gestione del servizio. I lavoratori degli ex consorzi rifiuti Ulano e Deiani si confrontano nuovamente con i vertici dell'ASIA che ha proposto ricorso in tribunale contro la loro assunzione anch'essa avvenuta in virtù di una sentenza del tribunale. La prima udienza è stata fissata al prossimo 10 luglio ed i due in proposito si sono chiesti come mai tempi così veloci laddove ci sono ricorsi depositati prima di quello dell'ASIA, le cui prime udienze sono state fissate da settembre in poi. Ulano e Deiani quindi hanno ricordato che anche il sindaco di Benevento Fausto Pepe si è detto favorevole alla loro permanenza presso l'ASIA. Martedì prossimo, 3 giugno, alle 11, presso la sala giunta della Camera di Commercio, il CNA Benevento incontrerà la stampa sul tema «Una proposta di aiuto concreto alle imprese in difficoltà, un fondo di microcredito attivato dalla Camera di Commercio». Parteciperanno all'appuntamento Gennaro Masiello, presidente della Camera di Commercio di Benevento, Lucio Fierro, segretario CNA Benevento, Antonio Catalano, presidente CNA Benevento. Presso il Teatro di Corte di Palazzo Reale di Caserta, alla presenza del soprintendente Salvatore Bonomo, del funzionario responsabile Emilia Ruggero e delle autorità civili, sono stati premiati i laboratori realizzati nell'ambito del concorso di idee L'Ecomuseo, il futuro della memoria, promosso dal Servizio Educativo della Soprintendenza Beni Ambientali per le province di Caserta e Benevento. Per la sezione fotografica Eco Click Art, la commissione giudicante ha premiato le foto realizzate dagli alunni della classe 4A del Liceo Tecnico per Geometri Galileo Galilei di Benevento. Le immagini hanno immortalato l'Arco di Traiano, la Rocca dei Rettori, la Chiesa di Santa Sofia, il Duomo e la Stazione Centrale. Referente del progetto è stato il docente Ignazio De Lucia. Io mi fermo qui. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.